Disponiamoci a vivere questo incontro con il Signore crocifisso e risorto nel giorno della domenica. Questo incontro è sempre motivo di gioia per noi, particolarmente oggi, perché lo possiamo vivere in maniera particolare sotto lo sguardo materno della Vergine Santissima. Vogliamo unire alla gioia anche la consapevolezza
delle nostre incorrispondenze all'amore del Signore. Per questo imploriamo la Divina Misericordia per noi, per tutta la Chiesa e per l'intera umanità. Confesso a Dio e a voi fratelli tutto il nostro peccato, i pensieri, parole, opere e omissioni, e mia colpa e mia grandissima colpa, che si studio la reale sempre legge di Maria, un angelo santo, e a voi fratelli, e pregare per me, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Thank you.
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Fratelli sacerdoti e diaconi, fratelli e sorelle nel Signore, signor Sindaco, distinte autorità. Tante volte, soprattutto in questo periodo, pensiamo o ci viene detto, ecco, dobbiamo cercare di capire bene, di leggere cosa significa anche la vicenda della epidemia, pandemia che stiamo attraversando.
Certamente ciascuno di noi ha fatto tante riflessioni e tante riflessioni ci sono state suggerite. Credo che tutti possiamo ricavare come conseguenza di quello che stiamo vivendo un impegno ad essere più attenti, a cercare di capire quello che avviene attorno a noi. Dobbiamo leggere in profondità, non dobbiamo essere superficiali. Tutto quello che accade nella nostra vita può essere di insegnamento, buona esperienza. Ecco, dobbiamo essere più attenti, dobbiamo aprirci di più, certamente a quello che ci viene detto, in ultima analisi, essere più attenti, aprirci a quello che il Signore ci dice. Il Signore ci parla sempre, ci parla con abbondanza anche di indicazioni. Ecco, dobbiamo assumere un atteggiamento sapiente. Ecco l'icona, ecco l'immagine della Vergine Annunziata. E noi la veneriamo, la vogliamo tenere sempre presente proprio perché ci sia di modello in questo atteggiamento di sapienza e quindi di ascolto, di meditazione, per poi vivere in conseguenza. Conosciamo la pagina che è stata appena proclamata, è ricca di insegnamenti. La pagina di Luca ci dice come noi possiamo veramente vivere l'incontro con il Signore che ci parla. La pagina di Luca è introdotta, possiamo dire, nella prima lettura da un episodio, ecco, della storia di Israele. Ci sono delle difficoltà, ci sono degli eserciti che si avvicinano. Il profeta viene mandato al re Acaz proprio per cercare di fargli assumere l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento di fiducia nel Signore. Il re, che aveva già fatto i suoi piani, vuole continuare a ragionare col suo punto di vista e quindi quella espressione "non chiedo nessun segno, non voglio tentare il Signore" non significa, come potrebbe sembrare letteralmente, un atteggiamento di rispetto verso il Signore. In altre parole significa: senti, io so quello che devo fare, già ho mandato dei messaggeri, degli ambasciatori di qua e di là per stringere delle alleanze, faccio io. E così non avvenne l'incontro tra il progetto del Signore e la disponibilità di una persona che era stata interpellata. Nella pagina di Luca abbiamo esattamente il contrario e ci viene data la pagina di Luca proprio perché anche noi viviamo questa splendida realtà
di poter meritare pure noi il titolo di annunziate, annunziati, persone che hanno la grande dignità di essere interpellati dal Signore, persone che si aprono e dichiarano e vivono la loro disponibilità. Ecco, Maria ci è modello in questo atteggiamento, atteggiamento che è fede, fede che significa aprirsi al Signore. Fede, fratelli e sorelle, non significa chiudere gli occhi, significa cercare di capire anche quello che il Signore chiede. Maria non è subito ha detto sì 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 come ha detto il Signore. Maria, nella sua libertà, nella sua dignità, ha fatto presente la difficoltà in cui si trovava, aveva pensato di dedicarsi totalmente al Signore. Come può diventare mamma? L'angelo la illumina. La fede non significa assenza di difficoltà. La fede significa aprirsi a un invito del Signore, cercando di capire anche come possiamo rispondere. Fratelli e sorelle, il Signore ci aiuta. Il Signore ci ha dato la libertà, ci ha dato l'intelligenza, non vuole che noi neghiamo queste belle realtà che Lui ci ha dato. Noi siamo persone libere che dobbiamo cercare di capire come vivere veramente la nostra libertà nella volontà del Signore, nello stare insieme con gli altri. Questo significa fede, questo significa vivere con sapienza i tempi in cui ci troviamo. Ciascuno di noi vive in un contesto personale, familiare, civile, ecclesiale particolare. Tutti siamo persone, tutti abbiamo la dignità, la consapevolezza di essere creature della nostra fragilità pure, però abbiamo questa possibilità. Ecco, allora, se ci mettiamo in questo atteggiamento di ricerca, di capire in profondità quello che il Signore chiede a noi, qual è il suo progetto, faremo delle scoperte straordinarie, come Maria. Maria si sente interpellata, chiede di essere aiutata a capire, viene illuminata e dà la sua totale disponibilità. E quello che avviene è il miracolo della incarnazione. Maria rende possibile questo progetto del Signore nei riguardi dell'umanità. Noi siamo chiamati a vivere quotidianamente questa esperienza. Ci saranno certamente anche momenti più difficili, momenti in cui sembra che non ci sia nessuna chiarita. Però, fratelli e sorelle, quando ci pare che tutto sia buio, ricordiamoci
che il Signore non ci ha mai abbandonato. Il Signore ci chiama e ci guida. Il Signore vuole che noi collaboriamo con Lui. Ecco il significato profondo di quello che questa sera vogliamo vivere in questo giorno di festa della Vergine Santissima Annunziata. La vogliamo scegliere sempre più come nostro modello. Pure di noi si deve dire, ecco, una persona che veramente ha fiducia nel Signore, si lascia guidare dal Signore. Questo ci farà diventare sempre più discepoli di Gesù, ci darà la gioia di compiere anche il bene per la comunità, sia civile che ecclesiale. Resti questo pensiero come ricordo della particolare circostanza che adesso vivremo, l'incoronazione della statua dell'Annunziata, e nella preghiera diremo: concedi anche a noi, o Signore, che ti serviamo bene, amandoti, amando il nostro prossimo, per poter poi alla fine, come la Vergine Santissima, essere incoronati, ricevere la corona eterna. Quindi tutti noi annunziati, disponibili, persone che vivono secondo il progetto del Signore, persone che lo speriamo tutti, e questo, e ce lo chiediamo con fiducia alla Vergine Santissima di ottenercelo, persone che alla fine possano ricevere la corona che il Signore dà a tutti coloro che servono, tutti coloro che vivono secondo il suo esempio, secondo l'esempio della Vergine Santissima. Così sia per tutti noi. Adesso, dopo l'omelia, ha luogo il rito dell'incoronazione. Il ministro presenta la corona al vescovo, il quale recita la preghiera di benedizione. Benedetto sei tu, Signore Dio, del cielo e della terra, che nella tua giustizia e misericordia disperdi i superbi ed esalti gli umili.
di questo tuo meraviglioso disegno. Ci hai offerto il modello perfetto nel Verbo fatto uomo e nella sua Vergine Madre. Il Cristo, tuo Figlio, si è umiliato volontariamente fino alla morte di croce. Ora risplende nell'eterna gloria e siede alla tua destra, Re dei Re e Signore dei Signori. E colei che si è chiamata tua serva, la Vergine da te eletta come genitrice del Redentore e vera madre dei viventi, innalzata sopra i cori degli angeli, regna gloriosa accanto al suo Figlio e prega per tutti gli uomini, avvocata di grazia e regina di misericordia. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che nel porre il diadema regale alla immagine del Cristo e della Madre sua, riconosce il Signore Gesù, Re dell'universo, e acclama regina la Vergine Maria. Concedi, o Padre, che seguendo il loro esempio, anche noi ci consacriamo al tuo servizio e ci rendiamo disponibili l'un l'altro nella carità. Così nella vittoria sull'egoismo e nel dono senza riserve adempiremo la tua legge e condurremo a te i nostri fratelli. Fa che siamo lieti di vivere umili e poveri in terra per raggiungere un giorno la gloria del cielo, dove tu stesso darai la corona della vita ai tuoi servi fedeli, per Cristo nostro Signore. Il Vescovo, Padre Nunzio e il Ministro ora si reca alla statua della Madonna e posta la corona incensa la sacra effigie. Nel frattempo tutti noi rimaniamo fermi al nostro posto e cantiamo la Salve Regina.
Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della della nuova ed eterna alleanza. In lei si compie per opera dello Spirito Santo il mistero del Figlio di Dio fatto uomo per la salvezza del mondo. In comunione di fede e di speranza con la Vergine Annunziata rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Si compia in noi la tua parola, Signore. Perché l'umanità accolga dolcemente l'annuncio dell'angelo con tutto il suo carico di novità e di grazia, preghiamo. Perché sul modello di Cristo, servo obbediente, sappiamo aderire con amore alla volontà del Padre e metterla al centro delle nostre scelte di vita, preghiamo. Perché il deserto dell'incredulità e della durezza dei cuori fiorisca in opere di giustizia e di pace, preghiamo. Perché in Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva sia riconosciuta la vera immagine della persona umana, uscita dalle mani dell'artefice divino, con il soffio creatore dello Spirito, preghiamo. Perché la sapienza del Vangelo ispiri sempre l'umanità che progetta, soffre, spera e la orienti nel cammino verso il Signore che viene, preghiamo. Per noi brontesi, perché cresciamo nella fede e camminiamo nelle vie della volontà di Dio, preghiamo. Per i rettori defunti di questo santuario, Padre Nunzio Modica, Padre Alfredo Longhitano, Padre Antonino Longhitano e Padre Vincenzo Saitta, perché contemplino con la Vergine assunta la gloria di Dio, preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce. Con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio. Gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora gloria al suo nome, che il nostro è tutta la sua. Accogli con molta Signore, i doni che ti offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, tuo direttissimo Figlio. All'annunzio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola, e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.
ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio e Madre nostra, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Biagio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Salvatore, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità
Santo Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione che vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che scompia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, che dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per la comunione rimaniamo ognuno ai nostri posti, passeranno i sacerdoti per distribuire l'Eucaristia. Amen. Thank you.
preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Sedete un momentino. Eccellenza, la celebrazione di stasera costituisce una tappa fondamentale nel cammino del popolo brontese, che non può essere separato dalla sua devozione alla Madonna Annunziata. L'esperienza insegna che nelle famiglie, di solito, il principio di unione non sono le idee, ma le persone vive e in particolare la madre. Analogamente, il popolo brontese da sempre ha trovato il proprio principio di unione nella Vergine Santa Annunziata. Basti ad esempio dare risalto a un semplice dato di fatto. La popolazione di Bronte non proviene da un unico ceppo, ma è il risultato di un progressivo accrescimento di nuclei diversi provenienti dai centri abitati dei Nebrodi. Nel 1535 si ebbe un nuovo movimento provocato da una disposizione dell'imperatore Carlo V, che ordinò che tutti gli abitanti dei casali esistenti nel territorio appartenente all'abbazia di Maniace si trasferissero a Bronte. Il decreto di Carlo V segnò per Bronte l'inizio di un nuovo sviluppo. Negli anni immediatamente successivi, ossia nel cuore del processo del nuovo sviluppo, precisamente il 21 gennaio 1540, presso il notaio Giacomo Dimitri a Palermo, è stato firmato il contratto tra il committente del gruppo marmorio dell'Annunziata, il brontese Nicola Spedalieri, Ospitaleri, e lo scultore Antonio Gagini. Dall'anno 1543, cioè da quando la statua della Madonna è a Bronte, ed è la più antica statua presente nel nostro paese, non si può leggere profondamente la storia dei brontesi senza considerare la loro devozione alla Madonna. Ne sono testimonianza in particolare le due lapidi in marmo murate nelle pareti laterali della chiesa, una del 1763 e un'altra del 1832, nelle quali si racconta la protezione che la Celeste Regina ha riservato a Bronte nel corso dei secoli. Una testimonianza sono pure i lavori di restauro recentemente eseguiti. Essi non ci sarebbero stati senza le offerte dei fedeli, che in tal modo hanno espresso il loro amore alla Celeste Regina. Dietro ogni offerta, e quindi dietro il restauro, ci sta la gratitudine, la preghiera e la devozione dei fedeli. Alle offerte si aggiungono pure le prestazioni professionali, artigianali e di volontariato eseguite nel corso del restauro solo per devozione. I lavori, per quanti vi siamo stati coinvolti, sono stati un comune cammino di crescita nello studio e nella fede. Essi hanno permesso di approfondire il mistero della fede partendo dallo studio delle opere d'arte. Significativamente, il restauro delle statue della Madonna, dell'Angelo Gabriele e dell'Arco Rinascimentale ci ha portato a riscoprire l'Eterno Padre in alto. L'abbiamo riscoperto. A riscoprire l'Eterno Padre, che oggi risplende in tutta la sua bellezza dopo essere stato coperto da colori e da stucchi aggiunti in epoche successive. Sulla base del cammino fatto si è pensato di dare vita a un progetto culturale
che aiuti a pensare la fede partendo dalle opere d'arte. Fra poco, dopo di me, ne parlerà la soprintendente, la professoressa Pambini, nel secondo e ultimo intervento di questa sera. Padre Gesualdo De Luca, cappuccino, nella sua Storia di Bronte, rivolgendosi alla Madonna, ha scritto: «Al momento del vostro prodigioso arrivo in Bronte, parve ai brontesi udire dal vostro labbro le vostre amorosissime parole: Brontes civitas mea dilecta, protegam te semper». E continua padre De Luca: «Non sono mai venuti meno i salutari effetti di vostra protezione divina su Bronte e i brontesi. Per questi salutari effetti vogliamo dire grazie anche noi stasera, offrendo alla Vergine Santa, alla Celeste Regina, i lavori di restauro che sono stati eseguiti». Buonasera Eccellenza, saluto tutte le autorità civili, militari, religiose e saluto anche la comunità parrocchiale che per la seconda volta incontro in questa occasione. E ringrazio Padre Nunzio, il rettore di questo santuario, lo ringrazio per l'opera meritoria che ha fatto e lo faccio non come solo come soprintendente, ma come cittadina comune. Sapete perché? Padre Nunzio è stato il vero artefice di questa opera e ha risvegliato in tutti il vero senso della tutela e della conservazione del patrimonio culturale, nel cui ambito afferisce anche il gruppo scultoreo dell'Annunciazione con la Madonna e l'Angelo e l'altorilievo di cui poc'anzi faceva cenno Padre Nunzio. Perché vedete, il patrimonio culturale appartiene a tutti, non a me che sono il soprintendente, né all'arcivescovo, né a Padre Nunzio, appartiene a tutti. E allora lì dove non ci sono le possibilità economiche a disposizione da parte delle amministrazioni, deve intervenire la gente comune. E voi l'avete fatto in maniera straordinaria, quindi avete dato un senso alla tutela e al valore della tutela del patrimonio culturale. Oggi sono passati 480 anni, Eccellenza, da quando appunto Nicolò Ospitalieri aveva dato incarico ad uno dei Gaggini, della famiglia dei Gaggini, Antonino Gaggini, il nipote del più famoso Domenico, figlio di Antonello, anche Antonino figlio d'Antonello, erano venuti dal Canton Ticino, così come un altro grande artista dell'umanesimo, Francesco Laurana, era venuto dall'area che oggi identifichiamo con la Croazia e avevano inciso profondamente appunto in questo grande fenomeno dell'umanesimo e del Rinascimento. E queste opere di Antonino Gaggini, la Madonna, a cui viene annunciato dall'angelo l'incarnazione del Verbo, e l'alto rilievo che è stato riscoperto grazie a questi lavori che sono stati eseguiti in quest'anno, interrotti solo per un periodo dalla tragica epidemia che ha colpito tutti, permettono di ancora una volta poter riscoprire la grandezza di questi scultori. Ebbene, tutto questo è stato possibile realizzare non solo grazie alla disponibilità delle somme che voi parrocchiani avete messo a disposizione, al vostro parroco, persona intelligentissima che merita veramente un grande riconoscimento, ma ci sono stati tante altre persone che in questo si sono spese. Ne ha dato risalto fino anche la stampa in questi giorni, come giusto che sia. E io li cito, li ricordo. Non solo l'architetto Luigi Longhitano, che è stato il progettista e il direttore dei lavori del restauro, ma che è stato anche colui che ha progettato la base in cortenne, che ha sostituito quel vecchio macchingegno molto ormai rovinato, e ora grazie a questa nuova struttura il gruppo scultoreo potrà muoversi e sarà poi ricollocato lì sull'altare maggiore all'interno di quest'arco, opera dei Gaggini peraltro. E insieme a lui hanno lavorato la restauratrice che è di Bronte, Maria Scalisi,
e la nostra soprintendenza, soprattutto l'architetto Benedetto Caruso e la dottoressa storica dell'arte Carmela Cappa. Tutti quanti, così come gli artigiani che io vorrei ricordare, non per dilungarmi, perché capisco che non è il momento, dai signori Meli, ai fratelli Longhitano, avevo messi tutti quanti per poterli ricordare, perché vedete hanno fatto tutto un lavoro interessantissimo. Il restauro è un restauro filologico che ha permesso peraltro di riscoprire i colori, perché allora fu commissionato anche di poter usare il marmo, il colore lapislazzulo, il dorato. Questi colori sono stati rimessi tutti in risalto grazie a un intelligente lavoro di restauro filologico, che ha avuto anche delle critiche che si sono spente da sole, perché non eravamo più abituati, non eravate più abituati a vedere i veri colori che ornavano il mantello della Madonna, i capelli, le labbra che sono di colore rosso, e potremmo restare stupiti. Ma vedete, questo gruppo di scultori come Gaggini operano all'interno della ripresa del fenomeno del classicismo, e nel mondo classico tutte le statue che oggi noi vediamo bianche erano tutte colorate, ravvivate dal colore. E allora io ringrazio Paolo Cutuli, Biagio e Claudio Longhitano, Michele Biondi, che ha fornito il marmo di Carrara per le integrazioni, Maurizio Meli per il supporto delle Dita della Vergine, i fratelli Spitaleri, Claudio Bonaccorsi per le decorazioni della cappella e del fondale dell'abside, e la ditta Floridia che ha curato gli spostamenti. Li ringrazio non perché possono costituire uno sterile elenco, ma perché tutti sono tessere di un mosaico importante che è stato ricomposto, e siamo tutti diventati braccio operative del Signore che ha voluto che quest'opera miracolosa e mirabile potesse essere compiuta. Non ci fermiamo. Proprio qui io ho annunciato la volta scorsa, e sono orgogliosa di poterlo dire anche a lei, Eccellenza, apriremo un percorso di museo diffuso, perché ho avuto il finanziamento di un progetto alla riscoperta dei Gaggini, e quindi porteremo studiosi e naturalmente le scuole, le comunità parrocchiali, le collettività comunali a riscoprire questi importanti scultori che hanno segnato profondamente l'umanesimo e il Rinascimento. A tutti quindi grazie per quello che è stato fatto, lo restituisco a voi simbolicamente perché lo possiate proteggere, lo possiate esaltare, questo gruppo scultorio, lo possiate fare conoscere. La stampa ha dato un contributo notevole in questo e li ringrazio, però io penso che il vero contributo debbano darlo ora chi si è impegnato in quest'opera, devono pubblicare questi dati. Sapete perché? Bisogna farlo conoscere, non solo a voi brontesi, ma al mondo intero. E allora questo gruppo scultorio può diventare una nuova attrattiva, una nuova realtà che deve essere conosciuta a più ampio livello. Auguri a tutti. Grazie. E prima della benedizione desidero ringraziare a nome di tutta la comunità, a nome vostro fratelli e sorelle qui presenti anche in piazza, desidero ringraziare la soprintendente e tutte le persone che con tanto impegno hanno realizzato questo restauro. È veramente bello, ho avuto la gioia di poterla ammirare proprio da vicino. È un volto, gli occhi sia della Madonna sia dell'Angelo, ecco, eloquenti, ci parlano di tanto amore, di tanta vicinanza. E desidero dire grazie anche a Padre Nunzio per quello che ha sottolineato, e tutti insieme, confidando nella materna intercessione della Vergine Santissima, continuiamo nel nostro cammino, collaborando col Signore,
lavorando insieme. Auguri e su tutto scenda adesso la benedizione del Signore. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate nel vostro cuore la gioia del Signore. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.